Bentornati e bentornate qui su Heller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Heller e ho un problema con l'IKEA. Se anche voi avete dei problemi quando andate a fare shopping all'IKEA, ovviamente non vi rimane altro da fare che seguire questo video, così vedremo se abbiamo qualche problema in comune. Ma prima vi chiedo un like di supporto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessuno dei prossimi video che pubblicherò qui su Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Bene raga, oggi stavo rischiando il burnout da lavoro e quindi ho detto vabbè, facciamo un giro all'IKEA, che è sempre molto distendente, rilassante, soprattutto a noi donnine piace andare a fare un giro all'IKEA. Poi non era sabato pomeriggio, era martedì, per cui ho detto vabbè, martedì all'IKEA ci può anche stare. Ma più che altro avevo bisogno di un po' di cose da mettere lì dietro, perché vedete il set mi sembra un po' sbilanciato. Per cui ho acquistato delle piante che spero possano fare al caso mio, per diciamo così, cioè con tutti questi fiori mi sembrava o Sanremo o una camera mortuaria e quindi volevo mettere un po' di verde. Sono andata lì per le piante e perché ho detto vabbè, così già che ci sono prendo due o tre cose da portare alla casa quella piccola. E ovviamente ho preso un carrello intero. Detto questo, vi faccio subito vedere che cosa ho acquistato in modo tale che non perdiamo tempo, anche perché ecco, vabbè, niente, ve l'ho detto che sono in burnout da lavoro, cioè non ci sto più dentro. Allora, innanzitutto vi faccio vedere le piante, perché così almeno vedete che piante ho preso. Ed eccole qui, una, e due, questa bellissima. Allora, le vorrei mettere lì dietro in modo tale da mettere le piante e non i fiori, che insomma mi piacciono un po' di più. Magari tengo i fiori quelli lì, quelli bianchi, e dall'altra parte metto queste piante sul verde. Questa è meravigliosa, ragazzi. Le ho pagate una 16 euro, una 15 euro, e sono abbastanza pesantine, sono giganti. Questa qua si chiama Calathea. E questa qua invece, che l'ho presa perché volevo prendere le foglie, quelle finte, perché le vendono anche finte. Non so se avete presente qual è. Vabbè, quella con le foglie così, con insomma queste fogliettone qua giganti. Poi l'ho vista vera e cosa fai? La prendi finta? No, la prendi vera. Io spero che Heller non torni ad avere il pollice nero. E questa si chiama Monstera Deliciosa, quindi insomma un mostriciattolo delizioso. Speriamo insomma di riuscire a tenerle bene. Adesso andiamo verso la primavera, per cui magari poi nel caso le metterà fuori. Comunque sono veramente stupende e le ho pagate veramente poco, perché 15 euro 16 euro secondo me per due piante così non sono tanto. Per il momento le appoggio qua ai lati, siccome non volevo spendere 15 euro per la pianta e 70 euro per il vaso. Ho avuto un'idea geniale che potevo realizzare ovviamente solo all'IKEA, quindi questo è anche uno dei motivi per cui vado all'IKEA, ovvero quella di utilizzare due cestini della spazzatura meravigliosi come vaso, perché costavano 1,95 euro e secondo me sono molto belli, molto grandi, sono comunque di plastica, per cui rimangono tranquillamente come sottovaso, e quindi metterò le due piante nei due sottovasi. Quello che costava di meno costava 3,95 euro, era un po' più piccolino di questi e non mi faceva impazzire, era nero semplice, però non mi faceva impazzire. Questi qua bianchi mi piacciono molto di più. E quindi niente, ho fatto sta genialata di prendere i sottovasi, cioè di prendere le pattumiere al posto dei sottovasi, insomma avete capito. Praticamente viene fuori così, secondo me è ottimo, non lo so, fatemi sapere voi se secondo voi può essere una buona idea. E soprattutto se sapete come si curano queste piante per non farle insomma appassire, per farle stare bene, datemi qualche suggerimento sotto nei commenti, vi leggo e solitamente vi rispondo anche, ve lo dico sempre perché tante volte uno ha paura a farmi le domande perché dice no Heller non risponde, io tendenzialmente cerco di rispondere sempre a tutti. Poi ho preso due cose
che mi serviranno nei prossimi giorni. Anche queste avevo già deciso di prenderle e mi sono ridotta a prenderle adesso, però ho fatto bene a prenderle, ovvero questi barattoli. Praticamente in questi barattoli voglio mettere in uno la farina di cocco e nell'altro, ne ho presi due, e nell'altro la farina di nocciole, no, mandorle. Perché? Perché sono ritornata in dieta estremamente anticarbo e quindi le uniche due farine che non contengono carboidrati quasi, cioè contengono veramente una quantità di carboidrati minima, sono quella di cocco e quella di mandorle, e quindi le ho prese, però volevo tenerle in un contenitore di vetro sigillato e queste hanno il sottovuoto. Ne ho già uno di questi, ci tengo le caps per la lavatrice ed è fantastico, quindi se non ce l'avete ancora ve lo consiglio. Poi ho acquistato questo barattolo con il suo tappo. Questo qua ce l'ho già qua, se mi seguite su Instagram spesso lo vedete, perché ci tengo i biscotti, le barrette, le cose insomma per la colazione, il cibo per la colazione. Adesso diventa ancora più indispensabile perché appunto volendo fare io i muffin con la farina di cocco eccetera eccetera, per tenerli freschi mi serve un contenitore sottovuoto, per cui li terrò in questo. Ma voi direte, Heller, però hai detto che ce l'avevi già, ok, quindi quello che ho già rimane in questa casa. Questo qui va nella casetta, quella piccola dove vado ogni tanto, in modo tale che quando vado lì posso comunque portarmi le cose da mangiare per me e tenerle anch'esse sottovuoto. Quindi l'ho preso e niente, secondo me sono super utili questi. Io ci faccio un sacco di cose con questi contenitori, sono veramente i migliori in assoluto. Ah, non vi ho detto, questi costavano 6,90 compreso di tappo. Questi erano in offerta, questi sotto mi pare che costassero 5,90, però poi il tappo ti costava 3,90, per cui averlo saputo prima prendevo tutti e tre col tappo di vetro. Dopodiché, siccome da quando ho iniziato la collaborazione con SheGlam ho praticamente un negozio di trucchi in casa e siccome quando li apro poi non mi va di regalarli usati, anche se adesso qualcuno degli swatches così lo rifilerò a mia nipote, perché veramente se no non entro più io qua, ho preso questo che è un contenitore che io utilizzo adesso in uno dei miei cassetti della Makeup Collection, però ho bisogno di averne uno solo esclusivamente per cipria, fondotinta e correttori. Perché? Perché ho una quantità di fondotinta che oramai sono incredibilmente tanti. E ne ho così tanti perché ne ho provati tanti, perché ho voluto, diciamo così, cercare il fondotinta ideale, però non me la sento di buttarli, quelli che non vanno bene li consumerò e poi non li ricomprerò. Detto questo, pensavo appunto di utilizzare questo qua nuovo solo ed esclusivamente per la parte base viso, perché mi serve davvero avere con un colpo d'occhio riuscire ad individuare subito qual è il fondotinta, il correttore a seconda delle esigenze o anche il primer eccetera eccetera. Quindi questo sarà praticamente nel mio cassetto prodotti viso, prodotti per la base, ok? È fantastico perché qua praticamente ha una parte davanti dove puoi mettere tutti i fondotinta e insomma i primer, si alza, e sotto la ribaltina c'è una parte dove si possono mettere le cose che utilizziamo di meno. Qua ci metterò le ciprie in questi due scomparti e in questi scomparti qua magari ci metterò i correttori e qualche primer. Comunque secondo me questo mi risolve il problema. Questo qui però costicchia, diciamo che sono molto belli sti cosi qua, molto utili, però costicchiano perché è costato 20 euro, per cui secondo me insomma costicchia. Dopodiché ho preso questi che sono i tovaglioli, quelli di grandezza media, sono 150 tovaglioli, li ho presi uno per questa casa e uno per l'altra casa. Costo 1,50 euro se non mi sbaglio. Poi ho preso delle cose utilissime, ragazzi, se non le avete mai utilizzati, io da quando li ho provati non ne posso più fare a meno, i sacchetti dell'IKEA. Allora, sono sacchetti quelli lì sigillabili, io li utilizzo soprattutto per mettere le cose in freezer, sono fantastici. E li hanno aumentati di prezzo probabilmente perché si sono accorti anche loro che veramente andavano via come il pane, perché costavano anche pochissimo. Li hanno aumentati di prezzo. Comunque questi qua ce ne sono dentro 50 di quelli grossi, la misura grossa, cioè non è grossissima, è media, medio piccola e medio grossa,
sono due tipi diversi, uno giallo e uno nero, non so se vedete, eccoli, sono due tipi diversi, uno giallo e uno nero. Le misure ve le dico io, sono uno da 2,50 litri e uno da 1,20 litri. E sono 25 e 25, per me sono diventati indispensabili in cucina perché veramente ci faccio di tutto. E poi ho preso anche quelli più piccolini, 30x30, uno da 1 litro e uno da 0,4, quindi uno abbastanza piccolo e l'altro insomma medio piccolo. E anche questi, io tra l'altro ho la macchina del ghiaccio, per cui quando faccio il ghiaccio e mi avanza prendo un sacchettino, lo metto nel sacchettino, lo metto in freezer, almeno mi rimane il ghiaccio e non devo rifarlo. Poi ho preso un po' di cose da portare alla casetta di là. Allora, cosa numero uno indispensabile, mi sono resa conto che non ce l'avevo più perché l'avevo rotto, ho preso il porta rotolo Scottex. Quindi praticamente ho preso questo, che l'ho pagato 3,50 euro, però è bello perché metti dentro, anzi ve lo faccio vedere. Praticamente metti dentro il rotolo e poi la... Esatto. La salvietta che stacchi la infili dentro questo coso qua. Quindi quando la vai a prendere, a parte che questi sono bellissimi perché ti consentono anche di... avere proprio il foglio a metà, quando la vai a prendere ti rimane, innanzitutto ti rimane ferma e seconda cosa non c'è nessuno spreco di roba che si srotola e ti cade. A me piacciono molto queste robe qua perché sono intelligenti e ti aiutano a non sprecare prodotti o fazzolette di carta, che per quanto è sempre uno spreco. Quindi ho preso questo con due rotoli di Scottex e poi ho preso due di queste di questi contenitori che erano in offerta, costavano inizialmente 19 euro, ed erano, no, sì 19 euro se non mi sbaglio, ed erano invece a 12,50 euro, e li ho presi due perché li voglio mettere nel tavolino del soggiorno della casa, quella piccola, sotto il tavolino, nelle due ci sono due altri tavolini più piccoli sotto il tavolino. Io avevo delle scatole lì sotto per tenere, non so, libri, riviste, giornali, queste cavolate qua, e quelle scatole non ce le ho più perché si sono rovinate, le ho buttate, e quindi ho preso queste che ci dovrebbero stare perfettamente. Infine, ma non di minore importanza, ho preso, non so se vi ricordate, l'ultima volta che sclero, perché a casa mia, non so se a casa vostra succede la stessa cosa, vi auguro di no, ma posso capire se vi capita, a casa mia spariscono le forbici, cioè io dico, c'è qualcuno che se le mangia le forbici, io tengo forbici in tutti i cassetti perché quando cerco una forbice non c'è mai, quindi ho preso altre due forbici e queste qua le terrò a casa qua. Queste qua le porterò nella casa di là, perché è la stessa cosa, anche di là mancano sempre le forbici. Per me le forbici sono utili perché mi aiutano ogni volta che devo staccare le etichette, soprattutto per lavoro, io qua in stanza ma anche in bagno ne ho sempre bisogno. Quindi mi dà fastidio quando io magari so di avere 5 paia di forbici in giro per la casa e non ne trovo neanche uno. Per cui 1,50 euro un paio, 1,50 euro l'altro paio, e le ho prese tutte e due. Infine, ma non di minore importanza, ho voluto prendere questo cappellino asciugacapelli. E voi direte, Heller, ne hai già tre, perché hai preso anche questo? Perché guardate, e qui mi vengono incontro le forbici, vi faccio vedere quanto questo è lungo. Allora, un attimino, e vedete, ci vuole la forbice per slacciare le forbici. Questo è per i capelli lunghissimi, ragazzi, di solito quelli che ti vendono sui siti cinesi, quelli che mi hanno mandato a casa, quelli che ho comprato su Amazon, sono di questa lunghezza, sono di questa lunghezza. Questa è la lunghezza che con cui di solito mi arrivano, ovviamente il pirulino qua è un po' più... sono di questa lunghezza qui, ovviamente con i miei capelli, con l'extension, non ci sta mai, e quindi ogni volta è un dramma, e quindi mi sono presa questo, che finalmente mi consentirà di arrivare fino alla fine dei capelli, perché guardate qua, beh, più o meno, però quelli lì mi arrivano qua, e quindi non ho potuto fare a meno di prenderlo perché ho detto finalmente voglio rendere comoda la mia vita anche con questo. Quindi adesso questo finisce in bagno. Ragazzi, questo era tutto il mio haul, fatemi sapere se anche voi avete problemi con l'IKEA. Io in pratica sono entrata con la consapevolezza
che mi serviva una pianta e alcune cosine da portare nella casa piccola. E sono uscita con un altro tipo di consapevolezza ampliata, ovvero che mi servivano tutte queste cose. Fatemi sapere se anche per voi, quando andate all'IKEA, è difficile resistere a tutte le cosine che hanno lì. Se questo video vi è piaciuto e vi ha tenuto compagnia, fatemelo sapere con tanti e tanti like di supporto. Ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio. E tanto, ma tantissimo amore. Thank you.